È stato presentato questa mattina presso la sede dell'ARTA il nuovo logo di Abruzzo Regione del Benessere, un progetto multidisciplinare che la Regione ha messo in campo per valorizzare, tutelare e promuovere il benessere dei cittadini abruzzesi sotto il profilo culturale, ambientale, alimentare e salutare. Soggetto attuatore del progetto è l'ARTA, l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente, in collaborazione con l'Università di Teramo, come spiega il direttore Maurizio Dionisio. È un progetto che intende presentare un modo diverso di fare tutela ambientale. È un progetto globale che prevede la qualità dell'ambiente ma anche la qualità della vita attraverso un approccio globale Abruzzo Regione del Benessere. C'è anche la presentazione di un nuovo logo che caratterizzerà questa iniziativa. Difatti questo è il primo passo, abbiamo fatto un concorso di idee, hanno partecipato tantissimi bravissimi grafici ed oggi finalmente avremo la caratterizzazione. Sarà l'immagine grafica che accompagnerà questa nostra terra e sarà anche un modo per i turisti di identificare maggiormente le qualità di questo territorio. Chi ha vinto questo concorso di idee? Lo ha vinto un ragazzo napoletano, si chiama Piero Senatore, e ha convinto la giuria composta da docenti dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila. Ispirandosi a varie simbologie riconducibili alle tradizioni e alle tipicità abruzzesi, il logo vincitore del concorso di idee sarà ora un marchio distintivo con cui si identificheranno tutte le attività previste dal progetto multidisciplinare Abruzzo Regione del Benessere, come ribadisce Emanuele Imprudente, vicepresidente della Regione Abruzzo. Prende corpo la legge che è stata fortemente voluta da noi, Abruzzo Regione del Benessere. Oggi siamo alla presentazione del logo, che sarà poi il brand su cui si costruirà tutto l'aspetto comunicativo e ovviamente tutte le attività, scelto fra uno 70 partecipanti, quindi una selezione vera e importante. Che cos'è Abruzzo Regione del Benessere? Un insieme di formazione ambientale, educazione alimentare, formazione sotto l'aspetto turistico, un progetto di insieme che vede l'ambiente ovviamente al centro di tutte le dinamiche e che fa sì che l'Abruzzo nella sua interezza possa essere comunicato, possa essere culturalmente cresciuto sotto l'aspetto turistico, gastronomico e ambientale. È un'azione che si mette in piedi come Regione Abruzzo proprio per far crescere complessivamente quello che è il valore dell'Abruzzo, che è una regione fantastica, che in meno di un'ora abbiamo dalla montagna al mare, abbiamo prodotti, tipicità che caratterizzano fortemente la nostra identità e quindi un progetto d'insieme che vede al centro tutte queste caratteristiche.